sto con un uomo trans. Amici, la confessione del cantante è semplice e naturale e di certo non dovrebbe sconvolgere, visto il periodo. Eppure sta facendo notizia la sua sorta di confessione. Un bellissimo racconto, il suo, che parla di inclusività e fluidità di genere. Il giovane racconta: a fine liceo c'è stata la mia esperienza ad Amici di Maria, dato che a 16 anni ho capito che questa sarebbe potuta diventare la mia carriera. Sono uscito purtroppo durante la prima puntata del serale senza cantare per una serie di dinamiche. E ancora, probabilmente avessi cantato non sarei uscito perché il livello medio non era così alto quell'anno. Quello è un mondo particolare fatto da molte variabili, molte delle quali non dipendono da te. Ci voleva forse qualcosa di più a livello di personalità. In un contesto che ha delle telecamere e ha lo scopo di intrattenere, serve sì la voce bella, ma anche un po' di drammi e di litigi e personalità. Mi serviva il calcio nel sedere che io in quel momento non ho avuto. Sto con un uomo trans. Amici, confessione dello storico cantante. Stiamo parlando di Andrea Di Giovanni. Qualcuno lo ricorderà sicuramente come uno dei cantanti dell'edizione di Amici del 2013. Il giovane è stato poi eliminato nel corso della prima puntata del serale e in quel caso tante sono state le critiche rivolte al programma, vista la sua bravura. Ora Andrea, intervistato dal podcast Persone, ha raccontato di essersi trasferito a Londra, dove ha scoperto finalmente quello che vuole dalla sua vita. Andrea al podcast dice: oggi mi identifico come gender fluid e come orientamento sono pansessuale al punto che oggi il mio partner è un uomo trans. Non è che se uno c'ha una cosa o un'altra che mi cambia la vita. Perché limitarmi? Poi ancora Andrea Di Giovanni: tutti e due siamo liberi di avere altri rapporti esclusivamente sess asterisco asterisco lì con altre persone all'esterno di quello che è la nostra relazione. L'accordo è che nessuno si dice niente. Prima di questa relazione, se mi parlavi di relazioni aperte ti dicevo me, poi mi ci sono ritrovato dentro e è fantastico.